Milano rischia di essere l'agnello sacrificale del nuovo piano socio-sanitario. Il sindaco Seri lancia un appello alla regione per garantire una salute in sicurezza ed evitare lo smantellamento dell'ospedale Santa Croce. Ruba una Jeep e tenta di venderla ad una concessionaria di Fano, ma il team lo scopre e lo fa arrestare. Sciopero dei corrieri e lavoratori del settore legno per il rinnovo del contratto di lavoro. A Pesaro, manifestazione interregionale e comizio in Piazza del Popolo. Strada franata in Villa Betti a Pesaro. I residenti sono preoccupati. L'assessore del fare Riccardo Pozzi assicura eseguite indagini e approfondimenti. Proporremo una variazione di bilancio per stanziare 50.000 euro. A Sassoferrato si inaugura la cicloappenninica Alte Marche, in sella i 9 sindaci dell'Unione Montana, del Catria e del Nerone. All'evento attesi il pioniere dell'Everesting Giacomo Pieri, i commentatori di Eurosport Italia e Marco Scarponi, fratello del compianto campione di ciclismo e promotore dell'omonima fondazione. Illustrato a Meta Origlia, il terzo stralcio della ciclovia adriatica, un'opportunità per migliorare la regimazione dell'acqua piovana. Già partite le lettere di esproprio. Escursioni in bici, trekking, windsurf, presentato Fano Outdoor, una serie di numerose attività dedicate ai turisti in vacanza a Fano. Da Stefania Andreoli a Nando Dalla Chiesa, da Pippo Inzaghi a Luca Steinman, saranno oltre 200 gli ospiti dell'11ª edizione di Passaggi Festival, premi allo storico Franco Cardini e alla giornalista Lucia Annunziata. Benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo avete sentito dai nostri titoli: a pochi giorni dalla presentazione del piano socio-sanitario a Fano, il sindaco Seri torna a lanciare un appello alla regione affinché mantenga i reparti e i servizi essenziali per garantire una salute di sicurezza. Sindaco, la sanità è uno dei temi più sentiti dalla popolazione, ma c'è preoccupazione per il futuro del Santa Croce? La sanità è centrale perché la salute riguarda tutti, quindi il primo elemento è una salute in sicurezza. Con una nuova strategia, quella di avere 4 ospedali nel territorio provinciale, per essere tali devono avere tutte quelle discipline che riconoscono l'essenza di un ospedale, come prevede anche il decreto Balduzzi. La preoccupazione è che in questo contesto, con le difficoltà che ci sono, che Fano rischi di essere l'agnello sacrificale in un contesto ad esempio con Pesaro ed Urbino. Parto dal presupposto che debba esserci un'integrazione specialmente tra Fano e Pesaro. Pesaro è un hub dedicata particolarmente alla chirurgia specialistica, Fano più un hub di medicina generale, internista. Questo va bene, però l'ospedale deve essere tale. Se c'è un pronto soccorso deve avere delle strutture alle spalle, perché altrimenti non si è in sicurezza, a cominciare da cardiologia. Poi c'è un tema molto forte che è quello della mobilità passiva, a cominciare dall'ortopedia. Ci sono 50 posti che ballano ed è giusto che questi vengano attribuiti a Fano, nella quale possono esserci all'interno queste specificità che possono aiutare. E la preoccupazione che ho lanciato anche oggi è quella di vedere lentamente che alcuni reparti vengano trasferiti con il rischio di spogliarlo, e questo sarebbe un danno poi difficilmente recuperabile. Allora mi sono permesso di fare questa segnalazione forte per evitare che ciò accada, ma soprattutto perché ci sia un progetto all'interno del piano sanitario che vada a rafforzare e a far svolgere il ruolo importante che deve avere. Quindi a rischio anche gastroenterologia? Esatto, c'era nel sentore che potesse verso l'estate essere trasferito, allora, quella è una presenza importante, perché poi con le stesse motivazioni altri reparti potrebbero seguire la stessa sorte. Quindi è importante che abbia le discipline fondamentali, in sicurezza ovviamente, e abbia tutte quelle strumentazioni. Fra l'altro ci sarà anche la nuova palazzina che verrà realizzata, e qui bisogna ringraziare la Regione per l'investimento che sta facendo, quindi ci sono anche gli spazi per consentire, per accogliere nuovi posti e per dare un'importanza, ripeto, se pensiamo
che non è una questione di bandierine, è una questione di bisogno e di popolazione. Se guardiamo anche gli accessi del pronto soccorso, vediamo che i numeri alcune volte sono anche più alti di quelli di Pesaro, perché c'è un bacino di utenza importante. Non è un problema di Fano, è un problema di vallate, che sono punto di riferimento, ovviamente in un'integrazione con gli altri ospedali, però questo è importante e in tal senso vuole essere il mio impegno, coinvolgendo anche i colleghi, perché la strategia non deve essere solo cittadina, ma deve essere territoriale. Ovviamente in questo dialogo che si è aperto con la Regione, perché come dicevo sono venuto a presentare il piano sanitario, ma nei fatti è stata fatta una fotografia dell'esistente senza le nuove progettualità. Le scelte fatte sono quelle note da tempo, che ormai sono già applicate, quindi c'è tutto lo spazio per poter lavorare e contribuire per scrivere il nuovo piano sanitario. E l'intervista è stata curata da Simona Zonghetti. Ruba un'auto e tenta di venderla a Fano, ma viene scoperto ed arrestato. È successo ieri mattina alla concessionaria Style Motors di Fano, che è riuscita a sventare una truffa ai suoi danni da parte di un 22enne catanese che ha portato il veicolo per la vendita, una Jeep Renegade del valore di circa 15.000 euro. Però durante i controlli procedurali il team ha scoperto che il mezzo era stato rubato e che il venditore aveva utilizzato documenti falsi. Tuttavia, grazie alla visione attenta della concessionaria, non solo l'auto non è stata acquistata, ma il giovane è finito subito in manette grazie alla collaborazione della Polizia Stradale di Pesaro. Siamo lieti di sapere, ha commentato il responsabile Giovanni Lifavi, che il truffatore sia stato arrestato e che la Jeep ora sia rimpatriata al legittimo proprietario. Questa vicenda, ha aggiunto, serve come monito in modo da prestare maggiore attenzione alle operazioni relative alla compravendita di auto usate e segnalare comportamenti sospetti alle autorità competenti. Ed ora passiamo allo sciopero del settore del legno proclamato dai sindacati con un corteo, un comizio in Piazza del Popolo a Pesaro. Sempre oggi hanno incrociato le braccia anche i corrieri. Il servizio è di Marco Lonigro. Si è svolto a Pesaro uno sciopero di 8 ore proclamato da CGIL, CISL e UIL per la giornata odierna. La decisione di incrociare le braccia è stata presa dai sindacati nazionali dopo l'interruzione delle trattative con Federlegno per il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre. 7 piazze d'Italia per dire che noi vogliamo rinnovato il contratto del legno arredo industria con delle risposte sostanziali in termini economici ai lavoratori, perché il lavoro è dignità e deve tornare ad esserlo. I lavoratori hanno perso tantissimo potere d'acquisto in questi anni. L'Italia è l'unico paese in Europa che in 30 anni ha visto ridurre a un segno negativo il potere d'acquisto dei lavoratori. Noi chiediamo l'adeguamento rispetto all'inflazione. La risposta di Federlegno è stata: blocchiamo il contratto e vi diamo eventualmente qualche briciola rispetto all'inflazione depurata dai costi dei beni energetici, quando oggi purtroppo sono proprio quelli che insistono sui prezzi e sul potere d'acquisto dei lavoratori, che soltanto nel 2022 hanno perso più di una mensilità. Si ha la qualità del Made in Italy grazie anche alla fatica di questi lavoratori, che deve essere ripagata e devono lavorare con dignità. Sicuramente Pesaro c'è un grande distretto del mobile, quindi è una delle 7 piazze che oggi abbiamo scelto. È stato sempre fatto qui a Pesaro quando abbiamo fatto degli scioperi per il rinnovo del contratto, perché proprio chiediamo che sia uno delle aree più importanti, dei distretti più importanti d'Italia per quanto riguarda il mobile arredamento. Sì, abbiamo volutamente scelto questa giornata nazionale di sciopero proprio per dare un segnale politico importante a fronte della settimana del mobile, proprio perché vanno a esprimere il valore aggiunto di questo paese. È immaginabile che ci sono dei prodotti di eccellenza e le stesse aziende non vogliono riconoscere i giusti salari e diritti dei lavoratori. Lavoratrici e lavoratori del settore del legno hanno preso parte a un corteo iniziato da Piazzale della Libertà e giunto fino a Piazza del Popolo, dove si è svolto un comizio conclusivo. Siamo in piazza oggi perché la giornata è importante per noi.
perché la Federlegno straccia e carta come sempre sul tavolo, è una cosa, è impossibile che l'operaio, il semplice operaio con 1000 euro, 1200 euro, oggi non ci fa niente con tutti gli aumenti che ci sono in giro, non ci arriva a fine mese. La cosa più importante oggi è il nostro diritto che chiediamo, 130 euro mensile, non mi pare una cosa, non è possibile, è fondamentale, anche perché quelli che comprano immobili siamo sempre noi gli operai, con 1200 euro al mese. È importantissimo oggi essere presente e facciamo capire anche il nazionale. Il legno si è alzata al tavolo delle trattative, non rispettando quello che era l'accordo siglato nel 2016, di parametrare l'aumento dei lavoratori e delle lavoratrici all'inflazione, quindi in mancanza di una trattativa dobbiamo far sentire la nostra voce. Il settore del legno e non solo. Questa mattina anche i corrieri hanno incrociato le braccia dinanzi alla filiale SDA in Strada dei Cacciatori a Pesaro. Praticamente da inizio pandemia il volume delle consegne è più che raddoppiato e quindi anche gli introiti di SDA. Però a noi non è stato riconosciuto niente e ci sono colleghi che fanno anche 10 ore di lavoro e siamo praticamente oberati. E quindi chiediamo che ci vengano riconosciuti un aumento della trasferta e comunque un trattamento pari a quelle che sono le condizioni che vengono operate anche in Poste Italiane, quindi premi produzione e anche soprattutto una riduzione di quelle che sono le franchigie sui danni ai mezzi, perché ogni piccolo danno che viene, diciamo, procurato ai mezzi ci viene poi addebitato. Anche la filiale ha dei problemi strutturali grossi, non è più adeguata a, diciamo, il lavoro che c'è adesso nel 2023, e ancora abbiamo la filiale, tutta la sua struttura e le strutture che vengono usate che non sono adeguate al lavoro dei corrieri. Quindi i corrieri si trovano a fare un enorme lavoro, uno sforzo e a rimetterci di salute per portare a casa il lavoro. Questo è un problema importante e vediamo se i vertici di SDA daranno delle risposte, perché noi fino adesso stiamo solamente subendo tutte le cose incompiute da SDA. E rimaniamo sempre a Pesaro perché è allarme per la strada franata in via Molini a Villa Betti. Il comune è attivo da tempo per risolvere l'attività franosa, ma c'è tanta preoccupazione tra i residenti della zona. Una strada franata a causa del maltempo dello scorso gennaio che impedisce la normale viabilità e spaventa i residenti di Via Molini a Villa Betti. Sono due mesi abbondanti che era quasi, sembrava quasi niente. Dopo una mattina ci siamo svegliati che era veramente la terra crollata. Dopo mano a mano, ogni settimana è sempre di più, cioè fino a quando ci siamo ritrovati con un veramente disagio che crea sia per i residenti, per tutte le cose pubbliche, cioè diciamo anche i rifiuti, l'autobus, per tutto, anche perché è una strada che è di collegamento. Qui purtroppo senza questo sembra niente, ma è veramente un disagio, perché anche quello dei rifiuti spesso e volentieri non lo prendono perché purtroppo non riescono a rientrare. Se si riesce a fare prima possibile a intervenire in qualche modo su questa situazione, perché siamo tutti un po' a parte spaventati, cioè con una certa paura, perché si avvicina sempre di più alle case dei vicini, cioè ai residenti, e si chiede se si può intervenire prima possibile. Sono circa un paio di mesi che la strada è chiusa, quindi dobbiamo fare tutto il giro, si intasa il traffico, anche adesso c'era il camion della spazzatura, le macchine che venivano giù dall'incrocio, quindi il traffico bloccato, ci sono le macchine parcheggiate sulla strada dei residenti nell'altra via, quindi è comunque una situazione un pochino difficile. In passato c'erano già stati alcuni segni di cedimento? Sì, dopo gli alluvioni, quelle grosse, i diluvi che sono stati fatti dal 21 gennaio in poi, la strada ha cominciato a dare
dare dei segnali, ma che non sembravano portare grandissimi problemi. Siamo molto preoccupati per le condizioni della strada, perché manca veramente poco alle case e il terreno scivola sempre, tutti i giorni, sempre di più. Infatti ogni giorno partono anche delle scommesse su tra quanto cascano pezzi di strada e tra quanto appunto arriverà al marciapiede questa situazione, perché manca veramente poco e va giù veramente molto in fretta, ed è proprio questo a preoccupare noi che abitiamo proprio qui, attaccati. I primi segni di cedimento risalgono allo scorso gennaio. Col passare dei giorni la strada è definitivamente franata, causando una situazione di pericolo per i residenti. Immediato l'intervento del comune di Pesaro, che sin da subito ha analizzato con attenzione l'attività franosa in via Molini. Praticamente immediatamente abbiamo attivato una serie di indagini, di approfondimenti anche con geologi per studiare e approfondire quello che è il movimento franoso in essere. Devo ringraziare anche l'assessore al bilancio Nobili, che si è reso immediatamente disponibile a stanziare ulteriori risorse ad hoc per questa misura. Nel consiglio comunale che andremo a votare il 28 di aprile in consiglio, appunto, e abbiamo proposto un stanziamento, quindi una variazione di bilancio con un stanziamento di 50.000 euro che ci consentiranno di andare a intervenire su quella frana. Prima di intervenire però serve appunto approfondire quello che è il movimento franoso in essere, proprio per evitare di andare a fare un accorgimento che poi ci possa riportare fra pochi anni ad una situazione analoga, e quindi andremo ad approfondire meglio la situazione e poi fare un intervento di conseguenza ad hoc rispetto a questo disagio che in questo momento interessa una parte di Villa Betti. Le tempistiche andremo a definirle bene una volta che appunto avremo uno studio di un geologo che in qualche modo andrà ad aiutarci nella tipologia di intervento necessario. Io penso che poi nel giro di pochi mesi l'intervento si possa realizzare. Mettere in sicurezza il Vittoria Colonna e frenare gli episodi di degrado e di illegalità al suo interno. Questa mattina l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini, la comandante Anna Rita Montagna insieme ai rappresentanti di Invimit, proprietà dell'immobile, e agli addetti della ditta incaricata dei lavori di riqualificazione hanno ispezionato i locali della struttura, che versa in pessime condizioni. Infatti l'amministrazione è intervenuta nuovamente al fine di accelerare l'inizio dei lavori, così da bonificare e poi sigillare gli accessi, impedendo intrusioni che hanno reso il complesso un ricettacolo di malintenzionati, pregiudicati e soggetti già noti alle forze dell'ordine. Il prefetto Emanuela Saveria Greco ha convocato per lunedì 24 aprile un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzato ad esaminare le problematiche relative all'occupazione abusiva dell'edificio. Ed ora ci spostiamo a Meta Auriglia, dove il sindaco Seri, gli assessori tecnici del comune hanno presentato il progetto della nuova ciclovia adriatica. L'opera sarà un'importante occasione per migliorare la regimazione dell'acqua piovana ed evitare quindi gli allagamenti. Sentiamo di più nelle prossime interviste. La ciclovia adriatica, che naturalmente ha interessato tre città, Fano, Marotta e Senigallia, è stata una prima vera occasione per fare un processo di rilettura di un territorio di un vasto spazio. È chiaro che oggi ci andiamo a focalizzare su quello che è il terzo stralcio, che va dall'Hotel Playa sino al fiume Metauro. Un tragitto, diciamo, un percorso che inizialmente voleva essere realizzato tutto in prossimità del mare, poi per una questione di per evidenti fattori di problematiche legate all'erosione della costa, si è rientrati sulla zona monte, lasciando un piccolo segmento che va dall'Hotel Playa al casolare lì presente solo sul lungomare, per poi accedere al lato monte con la realizzazione di un nuovo sottopasso. Un percorso di mobilità sostenibile che non solo ha una caratteristica di tipo turistico, ma in questo caso è di servizio anche al quartiere, perché va a spostare quello che è tutto il flusso dei pedoni, ma anche delle biciclette, dalla statale, dove appunto c'è un evidente pericolo di transito, invece sul lato ferrovia, e quindi la mette in sicurezza. Un percorso blu perché di conseguenza mette in sicurezza anche tutto quello che è l'aspetto idrico, quindi essendo un territorio fortemente colpito da alluvioni, così facendo si lavora
lavorerà sulla rigenerazione un po' dei vecchi fossi, ma anche sulla nuova realizzazione di vasche di prima pioggia. In questo momento sono già partite le lettere degli espropri, e tra due mesi dovremo approvare la variante, quindi portando un documento sia in giunta che in consiglio comunale. Successivamente potranno pervenire, quindi da parte dei residenti e cittadini, tutte le osservazioni. Procederemo con le controdeduzioni fino a quando riusciremo finalmente ad adottarla la variante e ad approvarla. A quel punto potremo lavorare tutto quello, fare l'iter di tutta quella che è la progettazione del preliminare, il definitivo e l'esecutivo, e quindi riuscire poi ad attingere, a partecipare a qualche bando ministeriale per attingere a queste importantissime risorse. Un percorso che per il quale ci ha lavorato davvero chi mi ha preceduta, Fabiola Tonelli, assieme all'architetto Paolo Astolfa, con un lavoro straordinario da parte dell'architetto Pia Miccoli e anche un presidio puntuale dal 2016 della FIAB, che non ha mai smesso proprio di perseguire la costruzione di questo importante progetto. La società che se ne è occupato, che è il Fare, è una società che ha lavorato su un progetto non solo di carattere di mobilità, ma proprio di carattere architettonico, proprio perché è andata a valorizzare tutti quelli che sono tratti identitari di questo spazio, e non solo, ricreando anche proprio delle aree di sosta e di benessere. Così deve essere. Invece domani a Sassoferrato si inaugura la cicloappenninica Alte Marche. Ce ne parla il presidente dell'Unione Montana del Catria e del Nerone, Alberto Alessandri. Presidente, dopo tanto lavoro finalmente verrà inaugurata la CAM, un anello di circa 200 km fortemente voluto dall'Unione Montana del Catria e Nerone. Certo, come si suol dire adesso, insomma, domani metteremo a terra questo bel progetto, uno dei tanti progetti che abbiamo creato con questa unione di comuni, con questa strategia nazionale delle aree interne, e quindi siamo veramente felici. Domani sarà, insomma, l'inizio di una grande sfida, perché poi, come sai bene, no? Si inizia, ma poi la vera sfida è poi continuare, mettere a regime il tutto. Noi siamo pronti, domani siamo felicissimi perché, ma crediamo molto in questo progetto. Saremo a Sassoferrato quindi per l'inaugurazione, in buona compagnia. Avremo come conduttori due grandi amici del ciclismo, Magrini e Gregorio. E oltre ai loro due avremo anche il piacere di avere il fratello del compianto Michele Scarponi, Marco Scarponi, con il quale sicuramente parleremo, come al solito, di sicurezza stradale. È confermata la partecipazione di Giacomo Pieri? Certamente, per Giacomo un capitolo a parte, perché insomma è il nostro testimonial, è il testimonia della nostra strategia, e lui non ci accompagnerà solo domani, ma ci accompagna già da tempo, e speriamo, insomma, per tutto il tempo necessario per portare all'attenzione dell'Italia, delle Marche, dell'Italia e non solo, questo magnifico territorio. E poi Giacomo Zico rappresenta la nostra identità, rappresenta il nostro sogno, un ragazzo normalissimo, con doti medie, come lui stesso si definisce, ma soprattutto quello che a noi ci lega con Giacomo è questa sua nuova professione, quella di mental coach, e quella, insomma, di dimostrare che con l'impegno, la programmazione e il mettersi in crisi quotidianamente, anche in territori, in tutti i territori come i nostri, insomma, si possono ottenere grandi risultati. Quindi per noi è veramente un esempio. E il direttivo di Passaggi Festival ha annunciato i nomi dei primi ospiti e dei due riconoscimenti che verranno assegnati nell'undicesima edizione dell'evento, che si terrà a Fano dal 21 al 25 giugno. Allora sentiamo tutte le anticipazioni nella lunga intervista realizzata da Stefania Bonomi al direttore del festival, Giovanni Belfiori. Chiedi alla vertigine. E questo è il tema dell'undicesima edizione di Passaggi, Festival della Saggistica, evento molto atteso che anche quest'anno Fano accoglierà dal 21 al 25 giugno, organizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Fano e della Regione Marche.
Chiedi alla Vertigine, come si lega un concetto così emozionale all'universo della saggistica e dell'editoria? Il libro ti fa cadere in un baratro e il libro ti fa riflettere, ti fa pensare. Ecco, appunto, interroga la vertigine del libro, interroga quello che ancora non sai, ma non soltanto per avere certezze, ma per avere tanti elementi che puoi mettere davanti a te e cercare di districarti, di farti una tua idea, di farti una tua opinione. 5 giorni di incontri e scambi tra autori, lettori e pubblico, con presentazione ed eventi che si susseguiranno dal mattino alla sera nel centro storico e sul lungomare della città marchigiana, tutti a ingresso gratuito. Con un tema così ampio come quello che ci hai appena descritto, siete riusciti a raccogliere moltissime tematiche, sviluppando una rassegna che tocca veramente tanti argomenti. Sì, diciamo subito che il tema non è il tema di ogni libro. Il tema è l'occasione per riflettere, è l'insieme dei libri che danno il senso del tema e poi il tema sarà invece l'argomento della lezione finale, quella che noi abbiamo chiamato discorso notturno, che l'anno scorso toccò a Ivano Dionigi, l'anno prima a Nando Dalla Chiesa, quest'anno ancora il nome è segreto, è una sorpresa, però ecco, il tema è una guida per la scelta dei libri, ma non sono naturalmente legati al tema tutti i libri, anche perché sono tanti di vario genere e anche tanti per quantità. A ricevere il premio Passaggi sarà lo storico Franco Cardini, che presenterà il saggio La via del sapere, mentre il premio giornalistico Andrea Barbato sarà assegnato alla giornalista Lucia Annunziata con il suo libro L'inquilino, da Monti a Meloni, indagine sulla crisi del sistema politico. Ma saranno ben oltre 200 gli ospiti di questa 11ª edizione di Passaggi Festival e altrettanto numerosi e di estremo interesse gli argomenti affrontati nei libri dagli autori scritti e presentati. Si parlerà della guerra in Ucraina con l'inviato Luca Steinman, di politica con Piero Ignazzi, che si confronterà con l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Rivedremo a Fano il giornalista Mario Giordano con il nuovo libro inchiesta su frodi e inganni a scapito dei più deboli. Sarà Pippo Inzaghi con la sua autobiografia che porterà il pubblico nel mondo dello sport. La richiesta è ancora quella della carta stampata o il digitale ha preso il sopravvento? La carta stampata è ancora forte nel mondo dell'editoria e soprattutto il piacere di avere un libro, di partecipare a un festival, di poterlo comprare, farselo autografare dall'autore è assolutamente una cosa che si vede anche durante Passaggi. Può essere un evento dedicato ai bambini e agli adolescenti per imparare il piacere della scrittura e della lettura? Ma sì, assolutamente. Da qualche anno abbiamo già 2 rassegne dedicate ai bambini. Poi abbiamo i laboratori che sono dedicati ai bambini e ai ragazzi dell'Università di Camerino. E infine il progetto dell'alternanza scuola-lavoro. Quale sarà il futuro di questa manifestazione? Cioè, ci sarà ancora Fano o ci sono dei progetti diversi? Nel 2024 scade la convenzione con il Comune di Fano e ovviamente noi non sappiamo cosa accadrà. Quindi dagli inizi del 2024 noi inizieremo a cercare ovviamente la conferma della convenzione su Fano ma anche altre sedi. E questa sera apriamo l'album di famiglia di Fano TV e facciamo gli auguri a Maria Elisa e Guido Agnelucci, residenti a Fano, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Auguri da parte di tutti i familiari e ovviamente anche dallo staff di Fano TV. E vi ricordo che questa domenica, intorno alle ore 21, trasmetteremo una nuova commedia dialettale intitolata Quel che nastrossa ingrassa, della compagnia dialettale del GAF. E invece lunedì sera, ospite a Primo Cittadino, come sapete già, è il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti. In questo cartello tutti i recapiti per intervenire in diretta oppure mandare dei messaggi WhatsApp. E subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al 40° anniversario di una nota azienda del territorio. L'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.